notizia giunge alle mie orecchie. Vorrei che fosse falsa. Vorrei averla creduta invano. Che non entri nel letto del principe una nuova sposa. Che Ottavia, figlia di Claudio, mantenga la propria casa. Con il parto generi pegni di pace, di cui si rallegri il mondo, e Roma mantenga il suo eterno splendore. Giunone Massima possiede il letto di suo fratello, Giove. Perché Ottavia, sorella del principe, deve essere cacciata dalla reggia paterna, lei che è la sua sposa? A cosa le servono la sua fedeltà, il padre divino? Noi stessi dimentichiamo le nostre virtù dopo la morte dell'imperatore, del quale tradiamo la discendenza, soggiogati dalla paura. Era vera, un tempo, la virtù romana dei nostri antenati. Vera la razza, è vero il sangue di Marte in quegli eroi. Hanno cacciato dalla città i re superbi. E così sei stata vendicata, Lucrezia. Hai scelto tu stessa di ucciderti dopo essere stata stuprata dal tiranno crudele. E tu, Virginia, sei stata uccisa dalla mano destra di tuo padre per non essere violentata dal nemico vincitore. Anche la nostra generazione ha visto grandi mostruosità. Nerone, il principe, ha gettato in mare la madre, tratta in inganno dentro la nave fatale.